Appassionati e non di modellismo, bentornati in questa serie dedicata allo Scania RS130 Imperial Italeri. In quest'ultimo video andremo a terminare il montaggio di questo bisonte della strada. Come prima cosa ci toccherà andare a lucidare tutti i pezzi della carrozzeria, per eliminare bucce d'arancia e altri piccoli difetti di verniciatura. Come prima cosa carteggiamo il tutto con spugna abrasiva grana 3000 della Tamiya. Mi raccomando di utilizzare dell'acqua durante la carteggiatura. Dopo aver carteggiato, trattiamo la superficie con i compound Tamiya, partendo dal course fino a quello finish. Sfreghiamo il compound con un pezzo di microfibra. Io ad esempio utilizzo degli straccetti per pulire gli occhiali. Questo sarà il risultato finale alla fine del trattamento. Devo dire che non ne sono entusiasta. Devo ancora capire bene come utilizzare la lucidatura per ottenere una finitura davvero a specchio. Ora con il Tamiya X11 andiamo a colorare le luci del paraurti anteriore. Mentre le luci asciugano, possiamo iniziare l'assemblaggio della cabina, andando ad inserire all'interno i vari componenti. Durante l'assemblaggio mi sono purtroppo accorto che le portiere impedivano l'inserimento del pianale nella cabina e così ho dovuto tagliarlo un poco. Possiamo ora andare ad inserire il cruscotto e assemblare i vetri. Iniziamo ad andare ad applicare i numerosi adesivi cromati presenti nel set. Non ho ancora capito se quest'ultimi rendono il camion più cattivo, più tamarro o semplicemente più giocattoloso, però non riesco veramente a resistere a così tanta lucentezza. Sistemate le parti cromate, vado ad incollare con del Vinavil tutte le luci del paraurti. Continuiamo anche con l'incollaggio delle parti cromate sulla cabina.
Finito di sistemarlo in tutte le sue parti accessorie, possiamo incollare il paraurti al telaio. Finalmente stiamo per incollare la cabina sul telaio. Questo non vuol dire essere vicini alla fine, ma almeno il camion inizia a prendere la sua formula finale. Per fissare le ali e gli alettoni vi consiglio di aiutarvi con del nastro per fargli prendere la forma finale e solo successivamente incollare i supporti per le ali. Personalmente mi trovo bene utilizzando questo sistema. Posizioniamo in questa fase anche i supporti per le minigonne laterali. Mettiamo le minigonne in posizione e aiutiamoci con delle pinze per mantenerle ferme mentre la colla asciuga. Da queste immagini si vede come la posizione del taglio per adattare la marmitta sia completamente errata. Mentre abbiamo il kit posizionato sotto sopra, approfittiamone per terminare l'incollaggio di tutte le parti posizionate più in basso, come la griglia anteriore e i paraspruzzi. Posizioniamo i terminali delle ali e continuiamo con l'incollaggio delle numerose parti cromate. Solo quando la ralla è in posizione si può dichiarare davvero finito il montaggio del telaio, iniziato ormai quasi un mese fa. Questo kit ha davvero una quantità di accessori infinita, che rende il montaggio decisamente più lungo del normale.
Applicare le scritte fotoincise è decisamente una gioia per gli occhi. Per riprendere la scritta Scania posteriore ho optato per un pennarellino argentato, più semplice e più rapido da usare rispetto a un pennello. Ora possiamo applicare le varie fotoincisioni CTM sul telaio. Trovo queste parti decisamente migliorative rispetto a quelle in plastica. Montiamo gli specchietti, dapprima incollando le parti cromate al loro interno e successivamente incollando le parti trasparenti su di queste. Siamo quasi al termine della costruzione dello Scania. Mancano solo più una manciata di dettagli, come le lucciole, gli scalini della cabina e qualche specchietto. I tergicristalli originali sono stati sostituiti da quelli fotoincisi, che necessitano però di un po' di incoraggiamento per stare in posizione. Ultimi dettagli che non possono davvero mancare nella costruzione di una motrice come questa sono i tubi e i cavi di collegamento con il rimorchio. Per costruirli adopereremo dei cavi elettrici di un diametro di 1,5 per i tubi e da 0,7 per i cavi. Per prima cosa, utilizzando una punta da 4 mm come dima, andremo a dargli la classica forma spirale. Fatto questo, riprodurremo il connettore con un pezzo di plastica recuperato da un vecchio sete adattato allo scopo. Uniamo il connettore al cavetto con dell'attac e mascheriamo l'unione con un pezzetto di guaina termorestringente molto piccola. Per riprodurre il connettore dei cavi elettrici invece adopererò un puntalino di quelli che si utilizzano in elettronica. Una volta terminati i cavi ci basterà praticare 4 fori nel supporto della motrice e andarli ad installare. La
La mia intenzione è di riprodurre un mezzo quasi nuovo, ma un po' di invecchiamento è d'obbligo. Quindi utilizzerò un po' di colore ad olio nero per riprodurre il grasso sulla ralla e un po' di pigmenti sulle ruote per togliere quel lucido poco naturale. Finalmente il nostro Scania ha raggiunto la sua forma finale. Questi camion rappresentano sempre una sfida importante, ma la soddisfazione di creare qualcosa di così grosso e cattivo paga ogni singolo sforzo compiuto. Non mi resta a questo punto che augurarvi una buona settimana e spero che questo video vi abbia incoraggiato a mettere mano a quella scatola che da troppo tempo prende polvere sullo scaffale e iniziare ad assemblarla. Iscrivetevi al canale perché molte altre serie e video usciranno nelle prossime settimane. Ciao a tutti!